come si esce dal caso Siri? Siri per voi si deve dimettere, ma perché, guardi, Conte, perché Conte prende tempo sulla vicenda? Guardi, a mio modo di vedere a questo punto credo che c'è una forza politica che decide un po' di farsi male da sola, e così purtroppo c'è un danno che si fa anche al governo, perché, ripeto, la cosa più importante è levar via tutte le ombre di un governo che sta facendo un grande lavoro contro la criminalità organizzata, contro la mafia, e quindi qualsiasi genere di indagine deve essere con questo tipo di sfondo, deve essere lontana dal governo del cambiamento. Quindi questo, secondo me, a questo punto è diventato un logoramento senza senso, che però attiene più a quella sfera della Lega che vuole ancora delle rassicurazioni problematiche, ecco, ma io ritengo che Siri si deve dimettere, quindi lei lo ribadisce. Assolutamente sì, io ecco. Ma dimettere da sottosegretario, perché sì, ripeto, beh, chiaro, certo, bisogna attendere quelli che sono dei giudizi, degli sviluppi dell'indagine, perché altrimenti oggi si metta nei panni di tutti gli altri membri di governo. Io, per esempio, se avessi delle indagini così pesanti addosso, vorrei che il ministro dell'interno fosse tranquillo, sereno, di poter andare in giro, chiaro, a dire, certo, stiamo lottando contro la mafia, però 4 ore di colloquio con il Presidente del Consiglio non sono bastate a sciogliere questo nodo. Com'è possibile? Beh, è evidente che ci sono delle idee politiche differenti, ripeto, tra il Movimento 5 Stelle e la Lega su questo tema, sulla questione morale. Però a mio modo di vedere, ripeto, essendoci stato questo lungo colloquio, mi auguro che poi ci siano degli sviluppi chiari. E se non ci sono, se Siri non si dimette, che succede, sottosegretario? Ma io non sono abituato a ragionare con i se e con i ma, ripeto, c'è una questione di logoramento. Se si comprende che si sta creando, si sta facendo un danno serio, in primis alla credibilità di se stessi e poi del paese, e quindi io credo che poi la gente si orienti in questo senso. È qui che si vede poi la differenza tra due forze politiche che danno un certo tipo di garanzie. Noi diamo garanzie di aumentare i posti di lavoro, aumentare la dignità sul lavoro, e anche quella di avere dei politici che devono, come diceva qualcuno più importante di noi, essere onesti e apparire onesti. Sottosegretario Sibilia, Salvini aveva detto quasi un anno fa, no, un po' di meno, 6 mesi fa, tra qualche mese o al massimo anno la mafia sarà cancellata. Beh, mi auguro che questi obiettivi si raggiungano, ma siamo ben lungi da questo raggiungimento, quindi c'è un grande lavoro da fare, e c'è un grande lavoro da fare anche con i rapporti che possono in qualche modo poi rientrare con la politica, perché sappiamo che la mafia e la criminalità organizzata in qualche modo trova sponda in politica, dirigenza, magari ci sono delle difficoltà e connessioni che devono essere spezzate una volta per sempre. Noi ci abbiamo provato anche con lo spazzacorrotti, abbiamo fatto dei passi in avanti importanti, creando delle leggi secondo me all'avanguardia a livello di corruzione nei danni della pubblica amministrazione, dove si alimentava anche la mafia. Poi se ci sono ripeto, anche soltanto parvenze di prestanome di Matteo Messina Denaro in inchieste che riguardano l'eolico e che in qualche modo sfiorano alcune parti di governo, secondo me c'è da fare una grossa chiarezza. Quindi su questo, ripeto, lotta senza quartiere, poi le indagini vanno in un certo senso, ma per il resto io faccio tutti i giorni complimenti per il lavoro grandissimo che fanno le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, le forze armate su questo fronte, perché secondo me comunque stiamo ottenendo dei grandi risultati. Se però Siri non si dimette, non ci sarà comunque la crisi alla fine, non no, si fa la crisi. Io credo che in questo caso non è possibile ipotizzare crisi, anche perché ritengo che si possa arrivare a miti consigli e comprendere che l'unico male che si sta facendo lo si sta facendo a se stessi. Noi dobbiamo sgombrare qualsiasi ombra di dubbio sul fatto che il governo abbia persone con situazioni ambigue.